Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Questa sera al Grande Fratello, Clarissa Burt torna a parlare della sua storia d'amore con Massimo Troisi. I due sono stati insieme per 3 anni, dal 1988 al 1991, finché l'infedeltà dell'attore napoletano ha costretto la Burt a lasciarlo. Nel mezzo, tanta tenerezza e tante risate, ma anche una vita tranquilla fatta di piccoli momenti felici. Prima di Troisi, Clarissa aveva avuto anche una relazione con l'attore e regista Francesco Nuti, che fu lasciato sul più bello dall'attrice e non digerì mai quella separazione. La storia tra Clarissa Burt e Massimo Troisi iniziò alla fine degli anni Ottanta. «Ci conoscemmo nel 1988 a cena da amici», raccontava Clarissa in un'intervista. «Era inverno, io mi lamentavo per il riscaldamento, ma avevo in casa un camino. Massimo il giorno dopo mi mandò un furgoncino pieno di legna con un bigliettino. Per tenerti al caldo». Da lì cominciò una frequentazione e poi un amore che sarebbe durato fino al 1991. E i ricordi di Clarissa su quegli anni insieme sono ancora splendidi. Prima di conoscere Troisi, Clarissa Burt faceva coppia fissa con un altro attore e regista, Francesco Nuti. Ma a una classica festa romana, i due si incrociarono per caso con Massimo. «Non so perché e non so per come», raccontava Nuti nella sua autobiografia. «Finito il party, siamo tornati a casa con la stessa macchina, io, Clarissa e Massimo. Poi tutto cambiò. Dopo un mese lei fece baracca e burattini, salutando il mio attico ai Parioli. Mi lasciò e si fidanzò con Troisi, andando ad abitare nella sua villetta a 100 metri da casa mia. Qui cominciò tutto, dolore, rabbia, orgoglio, gelosia e soprattutto invidia». Questa sera al Grande Fratello Clarissa Burt racconterà tutti i dettagli di questa travagliata storia d'amore che ha coinvolto due grandi attori del cinema italiano. Non perdete l'occasione di scoprire i retroscena e le emozioni di un triangolo